nel centro proprio di Piazza Duomo con la presidente Laura Bordoli, a poche ore da quello che è il penultimo atto del Palio del Baradello. Laura, allora proprio sabato sera qui, no? Proprio davanti al Duomo, sì. Ci sarà la gara della Cariolana, simpatica, sì. Bella, una tradizione che si tramanda. C'è l'ultimo appuntamento e poi domenica c'è il finale, gran finale, giusto? Sì. Poi c'è un altro pezzo, se ci sarebbe il tempo, certo. Comunque andiamo con ordine, assolutamente. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno intanto, Laura. Bello l'inizio, tanta gente proprio qui in Piazza Duomo sabato, era piena zeppa, l'esibizione, la cena, sì, tutto bello. Siamo molto soddisfatti, perché quando vedi che la fatica viene premiata dal ritorno delle persone che apprezzano, che te lo dicono anche, che il palio sta crescendo, ecco, questo ci dà la spinta per proseguire ancora meglio, insomma. Allora, il clou, dicevamo, in questo fine settimana, sabato e domenica, Laura. Sì, allora, qui partirà, diciamo, una piccola sfilata con l'imperatore da Piazza Cavour, che risale i portici Plinio, e poi ci sarà la partenza della gara della Cariolana dal Duomo. Girerà intorno al Duomo, due giri di Cariole. Esatto, qua proprio attorno ad adesso, qui pieno di turisti. Girerà Piazza Verdi e tutto. Dopodiché l'arrivo conclusivo sarà sotto i portici Plinio all'inizio, insomma, verso Piazza Cavour, e lì ci sarà anche la premiazione, insomma, quindi ci sarà anche, però importante, uno spettacolo di fuoco, perché piace moltissimo, quindi ci sarà un altro gruppo, quindi sperimentiamo anche gruppi diversi, come è giusto fare, insomma, e speriamo che la gente sia numerosa. Anche perché sinceramente è una gara che piace, perché ci sono queste due persone che salgono su questa carriola pesantissima, uno davanti e uno dietro, che si alternano e spingono come dei matti per cercare di arrivare alla fine. Allora, quindi sabato sera divertitevi con la Cariolana qua in Piazza Duomo, spettacolo del fuoco, ovviamente, come ha detto la Presidente, e poi domenica, Laura, è il gran finale, il gran corteo storico, tutti i figuranti, migliaia di persone, no? Ecco, ritengo importante dire che partiamo una mezz'oretta prima quest'anno, proprio per arrivare prima e consentire anche di vedere tutto lo spettacolo, compreso il tiro alla fune. Alle 14:30 partiremo dall'Ippocastano, scenderemo lungo via 20 Settembre, poi via Milano, attraverseremo Portatore e da lì scenderemo fino ad arrivare attraverso via Vittorio Emanuele a Piazza Duomo. Esatto, quindi, ancora il centro protagonista, si arriva in Piazza Cavour, poi ovviamente. Sì. E lì c'è la gara del tiro della fune, che alla fine, verosimilmente, dopo tutta la sfilata che passa, perché naturalmente la sfilata si aprirà con due cavalli bellissimi, uno bianco e uno nero, diciamo di due ragazze, Gini e un'altra, che già anche l'anno scorso faranno danzare questi cavalli per quanto possibile, perché chiaramente non c'è il prato e quindi devono stare attenti agli animali. Poi ci sarà tre gruppi di sbandieratori, da Fenegrò, quello di Tavernola e quello di Legnano, poi ci saranno queste cornamuse di Franciacorta, ci saranno un gruppo di levrieri, insomma. E ripeto, abbiamo anche arricchito coi costumi la sfilata, persone in più che si aggiungono man mano che il palio cresce, e speriamo davvero l'anno prossimo di essere ancora più numerosi. Io ho detto migliaia, ma forse siamo anche qualche cosa di più. Vedremo, guarda, comunque, almeno un migliaio, penso di sì. Previsioni sono buone. Sì, e poi anche il pubblico, devo dire, che è cresciuto molto quest'anno, anche col concerto, visto che abbiamo scelto una chiesa in centro e con una capienza maggiore, devo dire che c'erano persone in piedi e anche il concerto è andato benissimo. Quindi siamo contenti, speriamo che lo sia anche la città di Como e i turisti, che in questo periodo sono numerosi. E poi, se il tempo ce lo consentirà, chiuderemo il 17 con una festa per i bambini, con i falchi, con laboratori dei bambini medievali e quant'altro, e danze medievali naturalmente che non mancano in Piazza Volta, se il tempo lo consentirà. Questo ne parleremo ovviamente, certo. Ma l'importante è, allora, sabato sera e domenica pomeriggio il gran finale di questo Palio 2016. Con naturalmente alla fine il tiro alla fune, che proclamerà poi come ultima gara il vincitore del drappo di quest'anno. Quest'anno anche l'ultima cosa, lo diciamo, 10 i borghi, quindi sono aumentati, e a testimonianza del fatto che questo palio sta crescendo anche di interesse, giusto Laura? Certo, sei soddisfatta? Sì, molto, molto. È tanta fatica, ma ci divertiamo anche, siamo contenti, insomma. Bocca al lupo. Grazie a tutti e spero che partecipiate numerosi.